E siamo con il direttore generale della NISA, Arialdo Giammusso. Buongiorno Arialdo. E Buongiorno. allora comincia questo 2020 per la NISA, una NISA che si è rinforzata tantissimo nella campagna invernale, il cosiddetto mercato di riparazione, e che ambisce adesso ad una seconda parte di stagione da protagonista. Intanto vorrei augurare buon anno a tutti i tifosi e tifose della Nissa, gli sportivi nisseni in genere. Apriamo questo nuovo anno con una Nissa molto decisa a far bene nella seconda parte del campionato. Abbiamo tutto un girone di ritorno, ci siamo rinforzati in ogni reparto, abbiamo portato a Caltanissetta, quindi a indossare la maglia bianco scudata, fior di giocatori come Mariano Cordaro e Marco Sciacca, che sono ambitissimi, giocatori ambitissimi in eccellenza, figuratevi in promozione. Ma a loro abbiamo aggiunto altri bravissimi calciatori che sono Solina e poi Cipolla, mi Cipolla, sembra. il nostro E c'è l'ultimo centrale. arrivato, mi pare, È in l'ultimo queste arrivato ore. di queste ore, che è Priola, che è un bravissimo difensore che ha militato sempre in eccellenza, ma anche in Serie D nel Rovigo. Quindi ci saranno anche altre sorprese in questi giorni con Diciamo una. che se ci sono delle opportunità verranno, diciamo, colte al volo Stiamo dalla valutando anche altri dirigenza. calciatori che potranno indossare la maglia biancoscurata. Quindi da parte della dirigenza ce la stiamo mettendo tutta. Quindi noi vogliamo ben fare, vogliamo riportare la Nissa ai livelli che meritano, che merita, e nell'arco di almeno di 3 anni riportarla addirittura in Serie D, perché abbiamo delle novità dietro l'angolo che potrebbero veramente Ci sono nuovi consentirci. innesti, credo, in dirigenza Sì, tra poco, molto molto importanti. E importanti, quindi speriamo di poter concludere la trattativa. il campionato ricomincia dopo la pausa natalizia con l'impegno con il San Vito allo stadio Tomaselli domenica ore 15, mi sembra ore 14:30, Sì, alle 15, alle alle 15. 15. Un avversario ostico che si è rinforzato, all'andata finì 0-0, fu il debutto in campionato. E chiaramente l'obiettivo è quello di incassare i 3 punti, no? Il San Vito è una squadra molto ostica, una partita quindi molto delicata, perché nonostante abbia i nostri stessi punti in classifica, come noi, è una bella squadra. Quindi è una squadra con la quale dobbiamo giocarcela senza lasciare spazio a cedimenti o improvvisazioni. È una partita molto, molto difficile che noi sapremo bene affrontare. Io ai 3 punti ci credo. Loro vengono qui per vincere, quindi. E noi non Sarà. siamo qui a guardare. Nell'ultima partita con la Mazzarese abbiamo visto anche il ritorno di un gruppo di tifosi che ha sostenuto la squadra allo stadio, insomma, quindi c'è anche un po' di fermento nella tifoseria che, vista anche i sacrifici fatti alla dirigenza per allestire una squadra forte, si sta riavvicinando proprio alla Questo mista. mi fa molto piacere, perché fino a ieri mi hanno contattato io, un gruppo di tifosi, dicendomi che avevano creato delle pagine Facebook a sostegno della Nissa, e purtroppo stamattina mi hanno detto che c'è stato qualcuno che gliele ha segnalate. Quindi sono mezzucci veramente Certo, ridicole, veramente non. molto poveri, ai quali noi veramente non diamo importanza, anzi ci fanno capire che siamo nella direzione giusta e stiamo lavorando bene per rilanciare la Nissa. L'appello che facciamo ai tifosi è di sostenerci. Noi abbiamo fatto fino ad oggi e continueremo a fare la nostra parte, ma la Nissa non è nostra, la Nissa è della città di Caltanissetta e dei tifosi nisseni. Quindi, se tutti veniamo a sostenerci, noi saremmo incoraggiati a fare ancora, ma ancora di più. E a proposito, chiudiamo dicendo che la Nissa a fine campionato possiede i requisiti anche per un eventuale ripescaggio in eccellenza, qualora non dovesse, diciamo, approdare ai playoff o anche la Coppa Italia, che diventa l'obiettivo principale, insomma, a questo punto della stagione, visto che si è ai quarti di finale. Chiaramente noi ci vogliamo andare in eccellenza attraverso il Il campionato, campo. attraverso il campo, attraverso il calcio. Però il blasone della Nizza è talmente alto, talmente importante a livello regionale, che una nostra richiesta di ripescaggio non sarebbe rifiutata da parte della federazione. Quindi penso che abbiamo belle prospettive davanti, se i tifosi, se il pubblico ci Certo. sostiene. Bene, grazie e in bocca al lupo. Grazie, ciao.